ragazza è una cosa bella e fa piacere saper di aver costruito qualcosa di importante. La mia esperienza può essere utile sicuramente a chi resterà dopo di me. Non è mai abbastanza l'esperienza che hai, perché c'è sempre da imparare. Imparare? Beh, che dire, io sono giovane, sono arrivato qua da poco tempo e per fortuna ho trovato molte persone più grandi di me, con molta più esperienza, che sono stati capaci di trasmettermi la loro passione, cosa non semplice da fare al giorno d'oggi. La passione è qualcosa che in un ruolo tecnico non si dà per scontato. La passione è il motore che ti fa portare a ricercare sempre qualcosa di nuovo. Riuscire a immaginare il futuro qua in ILCAM è quello che ci permette di fare innovazione. C'è un vecchio adagio di qualcuno che ne sapeva più di me che diceva che ci sono solo due tipi di aziende industriali, quelle che cambiano e quelle che scompaiono. Questa c'è perché cambia e ha cambiato e da quando io sono qua non fa altro che cambiare. Abbiamo installato degli impianti che al mondo non c'erano. Ce li siamo pensati, ce li siamo fatti, ci siamo divertiti, abbiamo fatto cose che non erano mai state fatte al mondo. L'innovazione all'ILCAM è molto importante per me e tutti i miei colleghi, per cercare di fare un lavoro più facile, più semplice. Un'altra cosa molto importante è che cerchiamo tutti di darci una mano e questa è una cosa bella. Trovando la gente che ti dà mano, ti aiuta in tutti i costi, ti fa sentire una di loro, è un privilegio. Dando la mano mi aiutano anche a imparare la lingua, che è fondamentale per poter anche comunicare sia con la gente, sia anche lavorare bene come deve anche essere. Quindi grazie a loro in questo momento qua, questa territoria, mi sento a casa. In questo luogo ci sono nato, sono qui, lavoro da 20 anni all'ILCAM. È importante per chi come me è nato qui lavorare per un'azienda locale. La sera quando vado a casa e guardando l'azienda sul retrovisore della macchina, lascio il cuore qui. Una delle cose importanti è lavorare per un'azienda che ci tiene molto all'ambiente e alla sostenibilità. Oggi di sostenibilità se ne sente parlare tanto e ho la fortuna di lavorare comunque in un'azienda dove è un tema sentito. L'azienda fa continui investimenti, miglioramenti per ridurre quello che è l'impatto ambientale e lasciare alle prossime generazioni un ambiente dove crescere e stare bene. Ho condiviso con questa azienda i valori non solo dall'ambiente di lavoro, ma anche della vita di ogni giorno. Chi entra anche da giovane sente sin da subito di poter contribuire a fare qualcosa di importante, di concreto, che serva a qualcuno e che duri nel tempo. ILCAM nel 2007 aveva 3 società, 3 ragioni sociali. Oggi ha, tra società controllate e collegate, 15 ragioni sociali, con, parlando solo di dipendenti, un passaggio da circa 8-900 a circa 1600-1700. Questa crescita non ha assolutamente modificato l'atmosfera positiva che era presente in azienda nel 2007 e che oggi è presente in azienda tuttora qui, ma anche nelle varietà del gruppo. La capacità dei due fratelli di non cambiare l'ambiente che oggi è presente in ILCAM, che è più o meno quello che avevamo 12 anni fa. Per me ILCAM è una seconda casa, visto che sono 30 anni che lavoro qui, quindi è anche una famiglia. Il contatto con le persone è importante. Sono riuscita in questi anni a capire, quando entrano i titolari per Luigi Silvano, un po' la loro giornata, come sarà. Il prodotto è sempre stato, diciamo, un po' il nostro punto distintivo come ILCAM o come ILCAM Group. E questo perché abbiamo sempre investito moltissimo in tecnologia e in flessibilità. Infatti certe operazioni, certi dettagli sono stati possibili solo attraverso i grandi investimenti che nel tempo e tuttora continuiamo a fare. Il design è sicuramente una delle cose più importanti, è sempre stato un po' un nostro punto di forza. Infatti abbiamo da sempre collaborato con designer o architetti, soprattutto, diciamo, nazionali.
e questo ci ha portato sicuramente dei benefici. La vision del gruppo Ilcam per il futuro, come avete visto, visto che siamo oramai all'interno dello stabilimento, è noi siamo Ilcam. Questo perché abbiamo sempre avuto l'idea di porre la persona, la sua competenza, la sua abilità al centro di tutto. Poi è chiaro che questo va coniugato con l'ambiente e con la tecnologia. Secondo me il mix di questo è sicuramente la carta vincente anche per il futuro. L'idea vincente è stata quella di proporre tutti i possibili prodotti sul mondo delle antenne e questo ci ha permesso di fare nuovi clienti ma di mantenere anche quelli storici. I fondatori erano 5 operai, come un classico negli anni 60, e hanno cominciato curvando il legno per le spalliere delle sedie di Manzano, sono andati all'estero e hanno cominciato a fare le prime antenne. Ilcam oggi non è solo Cormons, è anche altre sedi in Friuli e in Veneto, qualcuna anche all'estero, e quindi sì, sentiamo anche questa, la chiamano mission in inglese, ma insomma questa responsabilità civile, io direi in italiano, che è una responsabilità verso molte famiglie friulane e quindi veniamo al lavoro con questo compito, non direi assolutamente peso. Sicuramente aumenteremo l'aspetto della tecnologia passando dalla quantità anche al sartoriale, perché le nuove tecnologie permettono questo. Quindi dei prodotti molto più dedicati con questa idea dello stile Italia che portiamo nel mondo. Siamo più bravini degli altri.